Ciao e bentornati. Come vedete alle mie spalle siamo in un clima prettamente autunnale, siamo a fine ottobre, sono in allevamento per cercare di concludere qualche lavoretto per poi ovviamente chiudere definitivamente per questa stagione tutto l'impianto e poi se ne riparlerà ovviamente a primavera prossima. Quindi oggi vedremo un attimo qual è la situazione attuale dell'allevamento stesso e alla fine del video ci tenevo un attimo a raccontare qual è stata tutta la mia esperienza sin dall'inizio fino ad oggi, quali sono state magari le difficoltà incontrate all'inizio con questo tipo di attività, quindi magari per chi volesse ascoltare fino alla fine e magari trarre qualche consiglio, mi raccomando rimanete fino all'ultimo, invece adesso ci spostiamo direttamente nei box per vedere un attimo cosa fare. Andiamo! Quelli che vedete alle mie spalle sono i box utilizzati l'anno scorso come ciclo riproduttivo. Dopo quasi 2 anni in questo momento sono completamente incolti, non c'è più nessuna chiocciola e se qualcuno è rimasta la finirò di spostare nei box a valle, quelli attivi in questa stagione. Invece in questi tra poco andrò ad aprire la parte anteriore per poter entrare all'interno e dare una prima fresata che mi aggiusterà, tra virgolette, comincerà ad aggiustare il terreno per la prossima stagione. Ovviamente a primavera 2022 andrò ad apportare un'altra lavorazione al terreno per poi seminare e ricominciare un altro ciclo, per cui oggi andrò ad aprire, entrare all'interno con un semplice motocoltivatore e apportare appunto una leggera lavorazione al terreno. Quindi vediamo un attimo come procedere. Con in mano l'avvitatore andrò a rimuovere questa stecca che regge la balza, diciamo così, la rete antifuga per aprire il primo box. Quindi adesso diamo una svitata alle viti di questa stecca e semplicemente apriamo la rete antifuga. Aperto il primo box, ne rimangono altri 4, quindi rapidamente proseguiamo con la stessa operazione per poi entrare all'interno con il motocoltivatore. Come detto, questo vuole essere anche un video in cui racconto un attimo come ho iniziato e intrapreso questa attività. Io una volta conclusi gli studi universitari
in Scienze Ambientali presso la Sapienza di Roma. Ovviamente ho approcciato all'inizio al mondo del lavoro, ma ovviamente un po' per il tipo di studi che ho intrapreso, dove veramente gli sbocchi purtroppo lavorativi sono molto pochi, anche se di ambiente oggi se ne parla in tutte le salse. Dopo ovviamente aver approcciato diverse situazioni, ho deciso di avviare una mia attività principale. A quel periodo, forse come adesso, l'eligicoltura sembrava ed è anche oggi un'attività così fiorente, allora forse come molti di voi in questo momento, ho deciso di riprendere un vecchio terreno e qui una volta c'era impiantato un vigneto, di ripulirlo completamente e di realizzare appunto il mio allevamento, in questo caso appunto di chiocciole, quindi intraprendere l'attività di eligicoltura. Nel 2014 quindi intraprendo tutti i lavori per poi partire ovviamente l'anno successivo e quindi avviare l'attività con i primi 5 box, poi durante il corso di quell'anno ho realizzato gli altri 5 per cominciare il ciclo dell'anno successivo. All'inizio ovviamente, quando ho cominciato, mi sono tra virgolette dovuto affidare per l'acquisto dei riproduttori da un altro allevatore, ma poi me ne sono andato direttamente per la mia strada, cercando appunto di fare esperienza prettamente sul campo, un po' con le nozioni di base dal punto di vista biologico che poteva avere, ma poi dall'altro canto ovviamente, essendo un'attività ancora oggi forse poco conosciuta, ovviamente ho dovuto fare tutta l'esperienza sul campo, andando un pochino a studiare sui libri quello che potesse essere questo percorso e poi ovviamente stando ore e ore in allevamento per capirci il più possibile. Quelli che vedete in questo momento ovviamente sono i 10 box, 5 a sinistra, 5 a destra. Questi a destra, un attimo per ricapitolare la situazione, sono quelli che ho utilizzato questa stagione, dove ci sono adesso le chiocciole nate in questa stagione, le piccole chioccioline che tra poco andranno in letargo. Ho dato una prima abbassata, sfalciata all'erba, alla vegetazione, l'ho portata ad un'altezza di circa una ventina di centimetri, tra qualche giorno ne darò un'altra per portarla a circa 5 centimetri di altezza. Questo perché devo costringere il più possibile le chioccioline ad andare in letargo e starsene sotto il terreno, perché se vengono in superficie durante l'inverno, quando le temperature sono molto rigide, gelano e gelerebbero al 100%, per cui devo cercare di proteggere il più possibile, mai lasciare la vegetazione alta nei climi in cui ovviamente l'inverno è lungo e freddo e si toccano temperature ben oltre lo zero, perché gelerebbero sicuramente. Quindi chi intraprende questa attività in luoghi molto freddi deve provvedere ad abbassare la vegetazione in maniera quasi del tutto a livello di terreno, perché ovviamente le chiocciole, se salgono in superficie, poi rimangono su, non scendono più giù durante l'inverno se qualcuna si sveglia, e tendono magari a svegliarsi con la vegetazione più alta e ovviamente a morire congelate. Come potete vedere, in questo momento i box sono composti, come già abbiamo visto molte volte, da archi. All'inizio della mia avventura avevo realizzato i box, ovviamente non sapendone nulla o poco più, li avevo realizzati ovviamente senza archi, e la cosa che ho incontrato subito come difficoltà dal punto di vista tecnico e dal punto di vista ovviamente pratico, diciamo così, è stata quella di incorrere nella problematica immediatamente degli uccelli come predatori delle chiocciole, per cui senza archi all'inizio, soprattutto nella prima stagione in cui andai a mettere i riproduttori, senza reti, queste reti celeste antiuccelli e antigrandini che proteggevano ovviamente i box, avevo grossi problemi di predazione dal punto di vista di gazze, cornacchie, storni, e veramente non dico che dormivo qui la notte in allevamento, ma quasi, per star ovviamente più tempo possibile a scacciare questa problematica. La seconda problematica grossa che ho riscontrato soprattutto il primo anno è che senza la presenza di questi archi, in cui adesso passa sopra l'impianto idrico, come vi ho già fatto vedere, questi uccelli qui bianchi e neri che corrono al di sopra del box,
il mio impianto idrico, ovviamente, non avendo gli archi, correva rasoterra al box. Quindi il tubo principale correva rasoterra al centro del box e con dei tutori portavo in alto gli ugelli che ovviamente fungevano da innaffiatura. Questo è stato un grosso problema per due motivi: uno, perché era dimensionato male l'impianto, quindi rendeva male, consumava molto ed all'atto pratico come quantità di acqua per unità di tempo ovviamente consumava troppo e rendeva molto poco, quindi una volta acceso l'impianto andava avanti un box alla volta con scarsi risultati. Adesso invece posso innaffiare tranquillamente 5 box contemporaneamente e non ho alcun problema di pressione. Mentre all'inizio, con l'impianto idrico a terra e sottodimensionato, avevo grossi problemi sia dal punto di vista di apporto di acqua, ma poi avendo i tutori al centro del box che correvano quindi su tutto su tutta la lunghezza appunto del box, con questi tutori al centro avevo grossi problemi quando dovevo andare a sfalciare l'erba, perché ogni tanto qualcuno lo pizzicavo con il decespugliatore e avevo quindi la rottura del tutore, quindi in quel punto dovevo, ahimè, entrare all'interno del box, risistemare il tutto, e poi quando a fine stagione dovevo lavorare all'interno del box dovevo entrare, rimuovere completamente l'impianto idrico, rilavorare il terreno e risistemarlo, mentre una volta messi gli archi e fatto passare l'impianto idrico al di sopra, ovviamente non ho avuto mai più problemi, sta lì da diversi anni e non l'ho più toccato, se non in qualche caso in cui ho dovuto fare la sua normale manutenzione nel periodo in cui i box sono fermi. Per cui il primo consiglio che vi do assolutamente è quello di strutturare un buon impianto idrico, ma che passi in alto, perché così facendo non vi darà mai più problemi una volta realizzato il tutto. Quindi gli archi, dal mio modo di vedere la cosa, sono ultra fondamentali per questi motivi. La problematica uccelli non la sottovalutate, perché se non mettete le reti al di sopra, come dico a tutti quanti, difficilmente riuscite ad allevare le chiocciole, soprattutto se siete in zone rurali dove gli uccelli non mancano mai. Nonostante il freddo umido, questa piccola chiocciola se ne vaga al di sopra dei box, la prendiamo delicatamente e la reintroduciamo all'interno. Se dal punto di vista strutturale questi sono stati, tra virgolette, i primi problemi con cui ho dovuto, tra virgolette, sbattere la testa, poi ovviamente non sono mancati i problemi che all'inizio si hanno per quanto riguarda la gestione vera e propria dell'animale. Ovviamente quando si parte si cerca di informarsi il più possibile, anche e soprattutto tramite libri, oggi c'è internet, eccetera eccetera, chiedere magari il parere ad altri allevatori. E il secondo problema che ho avuto e che mi ha causato anche diversi problemi poi all'atto pratico all'impianto è stato quello di dover ovviamente gestire, dal punto di vista diciamo così, anche di sfalcio e dell'erba, i passaggi tra i box. Ve l'ho già detto e mostrato, i passaggi dai box, come lessi a suo tempo, ovviamente servono per sostare all'interno dell'allevamento tra un box e l'altro, e devono essere sempre mantenuti ben puliti e privi di erba. Perché? Perché ovviamente se le chiocciole fuoriescono dai box ed incontrano l'erba, poi vi sostano e non rientrano nei box, per cui i passaggi devono essere ben tenuti puliti. Per fare questo però c'è bisogno solo di una cosa, tanto di serbo chimico, che a me assolutamente non va di utilizzare. Il primo anno che ho realizzato l'impianto, ovviamente il terreno era ancora privo di vegetazione perché l'avevo completamente lavorato, c'era tutto terreno. Nelle prime piogge forti autunnali è stato dilavato tutto il terreno, portato a valle, addirittura a valle dell'allevamento, tutto il terreno che ovviamente l'acqua ha spinto fin giù mi aveva addirittura tirato fuori le lamiere dal terreno, quello in fondo, nella parte ultima del terreno.
Per cui questo è stato un altro grosso problema, perché ovviamente le piogge, se non c'è vegetazione al suolo, io ho un allevamento purtroppo in pendenza, creano forti problemi, quindi è chiaro che non possono essere tenuti puliti completamente i passaggi, ma vanno sempre tenuti leggermente erbati e puliti, e tenuti puliti poi con sfalci ripetuti ogni stagione, per cui questo è stato un altro dei problemi in cui sono in corso. Questi dal punto di vista strutturale sono stati i primi problemi. Poi ovviamente la gestione dell'animale all'inizio si deve comprendere bene, la gestione dell'animale va ovviamente vista in funzione notevolmente e soprattutto del clima. Del clima, perché ovviamente la chiocciola si deve adattare ed è adattata al clima che è presente dove abbiamo ubicato l'allevamento. Se un clima ovviamente è più caldo, si possono avere stagioni più lunghe; se un clima è più freddo e ha stagioni più corte, la chiocciola si deve adattare alle stagioni più corte. Per cui dobbiamo anche valutare questo ed utilizzare un metodo che si adatti bene al clima che la chiocciola ovviamente trova poi nel nostro allevamento. Per cui i primi 2-3 anni sono stati, dal mio modo di portare avanti l'attività, ovviamente anche un esperimento per cercare di capire quale potesse essere il modo migliore per allevare le chiocciole nel mio clima. Quindi ho dovuto passare 2-3 anni fin quando non ho raggiunto il ciclo pieno di produzione con un metodo adattato benissimo ormai, che ho collaudato nel mio clima e che adesso porta avanti da quel tempo. Per cui dal punto di vista anche pratico di allevamento vero e proprio dell'animale e della gestione, queste sono state le difficoltà. L'ultima difficoltà poi grande incontrata ovviamente è quella per cui ricevo molte domande, ed è quella del mercato. All'inizio ovviamente c'è difficoltà nel trovare mercato, soprattutto quando si comincia ad avere un'adeguata produzione, perché se non hai produzione ovviamente difficilmente puoi approcciarti al mercato, ma poi quando hai il tuo prodotto ben definito dovrai approcciarti al mercato in maniera importante, e per trovare ovviamente la giusta clientela c'è bisogno di un grosso lavoro, ancora più grosso di quello di stare in allevamento ore e ore, perché ovviamente all'inizio non ti conosce nessuno, nessuno si fida di te e nessuno si fida dei tuoi prodotti, quindi vanno fatti ben conoscere, va creata una buona storia alle spalle e quindi crearsi una buona reputazione anche dal punto di vista di produttore, e poi ovviamente mettersi a martellare continuamente con pubblicità varie che possono essere oggi di tutti i tipi, fin quanto pian piano si crea la propria clientela. Io lo dico sempre: partite dal basso per quanto riguarda la clientela, quindi dal vicino di casa e dal passaparola, perché oggi di appassionati di chiocciole ce ne sono molti, e quindi soprattutto dal vicino di casa che non vi aspettate, e invece magari il più grosso consumatore di chiocciole non lo sapevate, cominciate da lui a chiedere e vedrete che magari piano piano vi si aprono tante altre porte. Quindi un'altra problematica, e forse che ovviamente è quella più sentita dal punto di vista di un futuro allevatore, è quella di dover cercare la propria clientela. Non si finisce mai di trovare clientela, perché i clienti tra virgolette possono essere potenzialmente infiniti, per cui c'è bisogno di un lavoro ultra quotidiano per fare questo. Io, come già detto, suddivido il lavoro prettamente nel periodo primavera estivo in allevamento, autunnale invernale soprattutto a battere e martellare per quanto riguarda la vendita del prodotto e quindi della tua immagine per la tua azienda. Questi sono stati tra virgolette i problemi più grandi, per cui se qualcuno è intenzionato a cominciare, fatelo. L'importante è che fate molta esperienza sul campo. Questo è il consiglio più grosso che posso darvi, perché pensare di mettere delle lumachine a terra e pretendere che queste facciano tutto da sé e quindi l'allevamento va avanti da sé è completamente sbagliato. Il consiglio più grande che posso dare è quello di sostare ore, soprattutto i primi 2 anni, non dico H24, ma più o meno in allevamento, per capire tante dinamiche che oggi purtroppo sono ancora sconosciute, ma che ahimè fanno poi effettivamente la differenza. Io spero di essere stato un minimo interessante. Tra poco
l'allevamento, se ne andrà ovviamente il letargo come le chiocciole. Questi sono i box che, come ho fatto vedere all'inizio, ho aperto e fresato, leverò la rete sopra, mentre in quelli a valle, ma già l'ho fatto vedere in altri video, darò l'ultima sfalciata. Le chiocciole con i primi freddi intensi di novembre andranno completamente in letargo sottoterra e toglierò le reti dall'alto, le stenderò a terra perché le devo comunque proteggere dagli uccelli anche in inverno. L'allevamento cesserà tutte le sue funzioni, mi affaccerò sempre quotidianamente per vedere che tutto sia ok, ma in questo periodo poi mi concentrerò ulteriormente soprattutto dal punto di vista, tra virgolette, pubblicitario. Io spero di essere stato utile. Se avete domande, dubbi o quant'altro, scrivetelo nei commenti. Prossimamente ci sarà un'altra live dove, a richiesta, mi è stato detto ovviamente di farne più spesso, va benissimo, a me piace, per cui se avete dubbi o domande appuntatevele, magari me le chiederete in live a breve. Ciao!